La politica, Gualdo Tadino, non trova la mediazione su un tema importante come la sanità e il futuro dell'ospedale comprensoriale di Branca. Si spacca tra maggioranza ed opposizione e non riesce a votare un documento unanime. È l'estrema sintesi di quello che è accaduto ieri sera nel Consiglio Comunale straordinario richiesto dalle minoranze, Forza Italia, Liste Morroni, Sindaco e Appello per Gualdo, Movimento 5 Stelle, per discutere della delibera della Giunta regionale sulla riorganizzazione dei servizi diagnostici di laboratorio presso l'ospedale di Gubbio e Gualdo Tadino. I richiedenti hanno proposto un ordine del giorno in cui in sostanza si chiedeva il ritiro da parte della giunta regionale di questa delibera che di fatto derubrica il laboratorio di Branca, centro di secondo livello tecnicamente chiamato SPOC, dipendente da quello di Città di Castello classificato come hub, con la conseguente riduzione di orario di attività massimo 12 ore al giorno e personale. È stato il consigliere di Forza Italia Roberto Morroni a relazionare sull'ordine del giorno, ricordando l'impegno assunto dall'assessore regionale Luca Barberini di lasciare il laboratorio di Branca così com'è per il momento, in attesa della stesura di un progetto condiviso con il territorio, senza tuttavia prevedere il ritiro della delibera. Le opposizioni a Gualdo Tadino invece su questo punto non derogano. Se quel provvedimento preso a settembre lo si ritiene dinanzi alla posizione che è stata espressa dalla comunità nelle sue varie articolazioni e forme di rappresentanza, un provvedimento che non ha più ragione d'essere e che non impegni più la giunta regionale nella sua attuazione, la giunta regionale ha un dovere politico di serietà, di responsabilità, di correttezza nei riguardi delle comunità, che è quello di riprendere quella delibera, farne un'altra dove traduca esplicitamente questa sua volontà politica. Per Forza Italia il sindaco Massimiliano Presciutti sarebbe venuto meno all'atto firmato presso la sede municipale di Gubbio con tutti i sindaci del comprensorio e con i consiglieri regionali Morroni e Smacchi, in cui si chiedeva il ritiro della delibera per attestarsi su posizioni più morbide e vicine a quelle dell'assessore, accusa rigettata dal primo cittadino. Io non ho rotto proprio niente, anzi io sto cercando di far sì che chi ha competenza, chi sa di cosa si parla e chi ha, come dire, le armi per fare una proposta che ci metta nelle condizioni di trovare una soluzione che salvaguardi il nostro nosocomio, possa farlo, anzi deve farlo. Dopodiché, quelli che devono lavorare a questa roba vengono nei consessi, diremo quali, forse è meglio non un auditorio, ma una cosa più tranquilla, dove ci si confronta in maniera tranquilla, seppur da posizioni differenti, e lì si chiude, si cerca di trovare una sintesi, e quella sintesi sarà il contenuto di un nuovo atto deliberativo, che delibererà la nuova rete di laboratorio. Dai banchi della maggioranza, Marco Parlanti della lista Gualdo Cambia ha difeso l'operato del sindaco, ricordando gli altri ed impellenti problemi dell'ospedale comprensoriale legati alla mancanza di personale. In sede di voto due erano gli ordini del giorno da votare, uno della maggioranza, l'altro dell'opposizione, simili nei contenuti, soltanto che in quello di maggioranza non era richiesto il ritiro della delibera. La proposta conciliante di Brunello Castellani di Appello per Gualdo di unirli in un documento comune non si è imposta. Ognuno ha votato il suo documento e il Consiglio Comunale gualdese, espressione della città, si presenta di fatto diviso sul tema tra i più sentiti dell'intero territorio.